Crypto.com non è soltanto la carta, nonostante sia il loro prodotto più conosciuto, ma è un intero ecosistema che spazia in tematiche quali il trading, la rendita passiva e il guadagno sulle cripto. Sono proprio queste tematiche che andiamo a trattare oggi, osservando una delle loro piattaforme più interessanti, ovvero l'exchange. Non è semplicemente, o meglio soltanto, una piattaforma dove andare a comprare e vendere criptovalute, nonostante, che io sappia, è l'unica che paga fee, cioè a fee negative, per fare market order. Di fatto paga l'utente per fare market order, ma include anche dei prodotti per mettere a rendita le coin depositate sulla piattaforma stessa, come il syndicate, come il supercharger e come lo staking. Nel video di oggi andiamo quindi a esaminare ai raggi X questa piattaforma, vedendone tutte le funzionalità una a una e facendoci domande come conviene utilizzare questo exchange, è competitivo, conviene mettere in staking i CRO anche sull'exchange, conviene partecipare ai syndicate e al supercharger. Insomma, di domande da fare ne abbiamo veramente tante, quindi iniziamo subito a vederlo. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ecco come si presenta l'exchange di crypto.com. Abbiamo in prima pagina un elenco dei vari mercati, sono disponibili coppie in Bitcoin per parecchie altcoins, in USDT e in CRO. Tra poco andiamo a vedere volumi e liquidità. Prima andiamo a esaminare i vantaggi che si ottengono registrandosi a questo exchange, come i bonus di registrazione e i bonus dovuti allo staking dei CRO. Alla registrazione si ha diritto a due tipologie di bonus. Il primo è un bonus sul primo deposito, che arriva fino a 500 CRO ed è pari al 2% del primo deposito che viene fatto. Deve essere fatto da fuori il deposito, quindi non dall'app di crypto.com, ma da qualsiasi altra sorgente, che può essere un vostro wallet, Binance, Coinbase, insomma basta che non sia un qualcosa del mondo crypto.com. Il controvalore del deposito viene convertito in CRO, si calcola il 2% e quello è il bonus che vi viene accreditato, con un massimo di 500. Questo bonus, attenzione, viene messo direttamente in staking per 180 giorni e tra poco andiamo a vedere a cosa serve mettere in staking i CRO, che dà numerosi vantaggi. Il secondo bonus che si può ottenere invece è il bonus da referral link, ovvero se utilizzate il mio referral link che vi lascio in descrizione per iscrivervi all'exchange e fate il KYC, quindi ultimate l'iscrizione, dopo che mettete in staking almeno 1000 CRO ottenete un bonus che, se mettete in staking 1000 CRO, è di $10 in CRO, se ne mettete in staking 5000 o più è di $50. Questo bonus, a differenza del bonus deposito, è utilizzabile da subito per fare tutto quello che volete. Andiamo a vedere a che cosa serve adesso mettere in staking i CRO, a parte all'ottenimento del bonus da referral. Ci sono diversi vantaggi nello staking di CRO. Questi sono i benefit ottenibili. Come vedete si può scorrere per andare ad aumentare il proprio stake. Con uno stake di 1000 si ottiene soltanto il bonus di registrazione di $10, con uno stake di 5000 già si ottiene buona parte dei vantaggi, perché abbiamo $50 di bonus di registrazione, abbiamo il 10% sullo stake dei CRO che ci viene pagato settimanalmente, poi abbiamo degli sconti interessanti sulle commissioni di trading, che in realtà qua non è scritto, ma se decidiamo di pagare le commissioni di trading in CRO e mettiamo in stake almeno 5000 CRO, i market order generano una fee negativa, quindi noi non paghiamo una fee per fare market order, ma veniamo pagati per fare i market order. Tra poco lo andiamo a vedere. Inoltre abbiamo la quota di allocazione del syndicate, la quota minima. La quota aumenta all'aumentare dello stake di CRO. Andando dai 10.000 in su c'è anche l'ultimo vantaggio, che sono delle promozioni esclusive su crypto.com Pay, che è il metodo di pagamento tramite CRO che è accettato in alcuni e-commerce. Adesso andiamo a vedere come funzionano le fee e come funziona il trading sull'exchange, che è un'altra parte interessante, perché come vi dicevo le fee possono diventare negative. Se vedete qua sotto abbiamo il prospetto delle commissioni, che di default per il livello VIP 1, che è il livello base, ovvero quelli che muovono volumi in un mese tra 0 e 250.000 dollari, avremmo 0.1 di commissioni maker, quindi limit orders, e 0.16 taker. Se utilizziamo i CRO per pagare le commissioni e abbiamo uno stake di almeno 5.000 CRO, come vedete abbiamo uno sconto del 10% sul
sulle commissioni maker. Le commissioni taker, che sono i market order, sì, anch'io all'inizio pensavo fosse il contrario, ma è di fatto così perché ho anche provato, non abbiamo una riduzione della fee, ma addirittura la fee si azzera, sconto 100%, e inoltre veniamo ripagati in CRO dello 0.005% della fee. Ovviamente aumentando lo stake di CRO, il rebate va ad aumentare, così come lo sconto per i maker. Chiaramente c'è il limite di $250,000 di volume, oltre i quali non veniamo più pagati per fare i market order, ma costano zero. Il rebate funziona in questo modo: la fee viene pagata al momento, ovvero si paga lo 0,16, e il giorno dopo ci viene ridato l'intero 0,16 più lo 0,005 in CRO, ottenendo di fatto il rebate. L'exchange presenta tutto sommato, se andiamo a vedere i volumi e la liquidità, degli ottimi livelli, perché abbiamo uno spread decisamente basso, al momento sono $7 con un prezzo di 20.000, quindi minore dello 0,1%. Recentemente tra l'altro è stato introdotto anche il margin trading soltanto per BTC USDT all'inizio, poi verrà esteso in progressione ad altre coin partendo dalle principali. Il margine prevede una leva massima di 3 per e permette di andare long o short sulla coppia appunto Bitcoin USDT. Le tipologie di ordine ci sono tutte, perché abbiamo l'ordine limit market e abbiamo lo stop loss anche a mercato, e quindi sicuramente possiamo dormire sonni tranquilli anche facendo margin trading. Riguardo all'exchange questo è tutto, adesso andiamo a vedere i prodotti collaterali, che sono ciò che lo rendono anche più interessante. Iniziamo esaminando il syndicate, che è una piattaforma attraverso la quale si può ottenere diverse coin, dipende dalla vendita in corso, scontate del 50%, quindi si parla di un guadagno assicurato. L'unica variabile è: ma che fetta del syndicate riuscirò ad accaparrarmi? Questo dipende da vari parametri, tra cui ovviamente il numero di CRO messi in staking. Andiamo a vedere meglio esplorando come esempio concreto quello in corso attualmente, ovvero quello di Zillica. In questo caso abbiamo 250.000 USD complessivi nel pool di Zillica a disposizione per questo syndicate, scontati al 50%. Per poter partecipare, come vedete qua sotto, sono necessari due requisiti: un minimo di CRO in stake che parte da 5.000 e un minimo di volume di trading negli ultimi 30 giorni che parte da 5.000. In base ai requisiti soddisfatti si ha diritto ad un'allocazione massima. Attenzione, allocazione massima non vuol dire che io la otterrò tutta, perché questo dipende anche dal numero di partecipanti. Se i partecipanti sono pochi o tanti quanti esattamente sono necessari per distribuirsi tutto questo pool di $250,000, allora otterrò tutta la mia allocazione per cui ho partecipato. Ma se i partecipanti sono in esubero, quindi sono molti di più, chiaramente ognuno otterrà una fetta più piccola, il tutto in maniera proporzionale ai CRO utilizzati per questa syndicate. Come si fa a partecipare? Allora, come vedete qui abbiamo un conto alla rovescia di quanto manca, quanto tempo c'è ancora per partecipare a questo syndicate, e qua sotto abbiamo anche quanti CRO attualmente complessivamente sono stati sottoscritti. Questo ci dà un'idea del numero di partecipanti. Se noi clicchiamo su iscriviti ora, ci fa capire se possiamo farlo oppure no, ovvero se abbiamo il requisito dello staking, se abbiamo il requisito del volume di trading, e in tal caso qua ci dice quanto possiamo partecipare al massimo. Una volta terminato questo conto alla rovescia, ci verranno comunicate le allocazioni definitive, ovvero che fetta del syndicate ci siamo riusciti ad accaparrare in base al numero di partecipanti complessivi. Se io accetto, i miei CRO verranno convertiti quindi negli ZIL scontati; se io invece rifiuto, uscirò dalla partecipazione e mi terrò i miei CRO. Essendo le coin sempre scontate del 50%, il rendimento chiaramente è sempre costante, è sempre un per due garantito. L'unica variabile, come vi dicevo, è il numero di partecipanti, perché tanti più partecipanti ci saranno e minore sarà l'allocazione a cui avrò diritto, e minore quindi sarà il rendimento netto che avrò su questo syndicate. Se volete, su Telegram d'ora in poi vi posso condividere quando iniziano e magari facendo qualche piccola stima del rendimento potenziale. Ditemi nei commenti se la cosa vi può interessare oppure no. Andiamo avanti ed esaminiamo il cosiddetto Supercharger, che è una versione alla crypto.com del pool di liquidità, simile a Uniswap per capirci, ma molto più semplice, perché di fatto è un pool centralizzato che si trova sull'exchange crypto.com. Il funzionamento è diviso in due periodi: abbiamo un periodo di ricarica e un periodo di
di ricompensa. Durante il periodo di ricarica, in sostanza, chi vuole partecipare deve depositare liquidità sotto forma di CRO, e durante il periodo di ricompensa riceverà airdroppate le coin che al momento sono in distribuzione. Al momento, ad esempio, abbiamo Bitcoin, in passato c'è stato Polkadot e Uniswap, in maniera ovviamente proporzionale a quanto si è contribuito in termini di liquidità in CRO nei 30 giorni precedenti. Come vedete, qui c'è un conto alla rovescia, perché attualmente siamo nel periodo di ricarica, si può partecipare in qualsiasi momento, a partire dall'inizio, dal giorno 1 fino all'ultimo giorno. Se uno vuole, può anche partecipare solo l'ultimo giorno. Chiaramente la contribuzione totale sarà una media giorno per giorno di quanti CRO si è tenuti nel pool di liquidità, quindi più si è partecipato e maggiori saranno le ricompense. Non esiste nessun vincolo sui CRO messi in questo pool, il che vuol dire che io posso metterli e toglierli in qualsiasi momento senza nessuna fee. Attenzione che i CRO che io ho in staking non posso ovviamente metterli nel pool, perché sono già impegnati nello staking. Il rendimento stimato di questo supercharger lo vediamo qua sotto. Attenzione che questo è un rendimento stimato annualizzato, che conta anche l'interesse composto, quindi non è assolutamente quello che riceveremo in 30 giorni, e non è neanche vero che se lo dividiamo per 12, che è il numero di mesi, otteniamo il rendimento appunto dei prossimi 30 giorni, perché conterebbe anche l'interesse composto. Quindi se vogliamo stimare il ricavo dei prossimi 30 giorni, dobbiamo prendere questo APY, dividerlo per 12 e ridurlo ancora un po', ok? Quindi sarà ancora minore, però più o meno una stima può essere quella. Sicuramente conviene se si hanno dei CRO liberi e che non si sa come utilizzare, perché anche in questo caso è un guadagno pressoché assicurato. L'unico vincolo che si ha è che si impegna temporaneamente i CRO. Per terminare abbiamo lo staking, ovvero la possibilità di mettere a frutto il deposito che c'è sull'exchange in maniera abbastanza automatica, perché al contrario del syndicate o del supercharger non dobbiamo fare nessuna partecipazione, niente di attivo, ma semplicemente basta tenere depositate le coin sull'exchange. Al di là del discorso della riduzione delle fee e di tutti i vantaggi che abbiamo visto, lo staking dei CRO, se ne abbiamo messi in staking almeno 5.000, ci permette di guadagnare un interesse del 10% annualizzato sui CRO stessi, e questa è la prima forma di staking. In seconda battuta abbiamo il cosiddetto soft staking, che ci permette di ottenere una rendita sui depositi senza vincolarli, a patto che ci sia un minimo depositato. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho depositati più di 0.02 BTC sull'exchange, io semplicemente avendoli lì otterrò lo 0,25% annualizzato. È vero, è pochissimo, uno dice è trascurabile, però contate che non dovete fare niente, cioè se sono depositati lì voi lo ottenete, e quindi non richiede nessun tipo di sforzo. Ovviamente se poi avete un sacco di CRO in staking, questo interesse aumenta in maniera abbastanza importante, però si parla di un numero notevole di CRO. L'unica cosa, ecco, che dovete ricordarvi di fare, che bisogna farla una volta sola, è di attivare questo switch che attiva appunto il soft staking e vi fa accettare i termini e le condizioni. Questo, ve l'ho detto, va fatto una volta sola e da lì in poi ottenete le vostre rendite, ma se non lo fate non le ottenete, quindi molto importante. Quindi, tirando le somme, cosa possiamo dire di questo exchange? Beh, indubbiamente, se ci interessa innanzitutto un exchange di trading crypto sul quale si può anche fare margin trading su Bitcoin, dove non si pagano fee ma addirittura si viene pagati per mettere market order, sicuramente fa al caso nostro. Ci sono moltissime copie in altcoins, tutte le principali le troviamo. Se oltre a questo ci interessa andare a ottenere una rendita utilizzando i prodotti come il supercharger, il syndicate o lo staking, la cosa diventa ancora più allettante e fa venir voglia di aumentare anche lo stake di CRO. Se al contrario vi interessa esclusivamente la parte di rendita passiva, secondo me non vale la pena stare a fare l'account sull'exchange, a mettere in staking altri CRO, ma conviene limitarsi magari all'utilizzo dell'app di crypto.com, che offre soluzioni molto più flessibili e molto più variegate per la rendita passiva. Ovviamente vale sempre la solita regola: più funzionalità ci interessano di una piattaforma e più la piattaforma complessiva ovviamente aumenta di valore e di appeal per il nostro utilizzo. Vi ricordo ancora una volta che in descrizione vi lascio il mio referral link, che se utilizzate per iscrivervi all'exchange ottenete un bonus di registrazione fino
fino a $50 in CRO a seconda della quantità di CRO che mettete in staking dopo la registrazione. Se lo utilizzate, ovviamente vi ringrazio di cuore. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!